fossi una regina sarei incoronata, ma sono un'operaia, mi tocca lavorare. Se fossi una regina sarei incoronata, ma sono un'operaia, mi tocca lavorare. Se fossi una regina sarei venga subito a vedere la pellegra. Mentre stavo pettinando con le altre si è sentita male. Oi, dove sono? Chi siete voi? Ah, ho tanto mal di testa, vorrei tornare al mio alveare ma non ricordo sulla strada. Poverina, ha perso la memoria. Cosa le sarà successo? La riaccompagno a casa. A me invece gira tanto la testa e mi fa male la pancia. Oi, povera me. Oh no, anche a Piginevra adesso, ma che disastro, dobbiamo fare qualcosa. Sicuramente sono finite su piante trattate direttamente con pesticidi o vicino a coltivazioni trattate. Già, la maggior parte delle coltivazioni oggi a Mestà purtroppo è trattata con insetticidi e pesticidi chimici che fanno crescere le piante più velocemente, ma che rischiano di far morire noi api, senza poi contare i danni per la salute degli uomini stessi quando mangiano questi prodotti. Ah, sì, è per questo mi verrebbe da dire che il mal voluto è non è mai troppo. Basta, vi prego, compagni. Non posso pensare che la vita di una piccola api sia in pericolo. È così triste che mi sento male al solo pensiero. Ma sta... Mi sta risponda. Signore e signore, buonasera. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi un'importante notizia arrivata in redazione in questo momento. Purtroppo sono scomparse le api da tutto il globo terrestre. La terribile moria sembra dovuta soprattutto all'uso smodato di pesticidi chimici e insetticidi da parte degli agricoltori. Secondo gli esperti del settore, questi prodotti hanno inquinato anche le terre non trattate direttamente, al punto di uccidere tutte le api. Gravissime le conseguenze anche per l'uomo. Senza più l'importante servizio svolto da questi piccoli, laboriosi insetti, rischia infatti di morire anche la maggior parte delle api, verrebbe così a mancare l'ossigeno necessario alla vita sulla terra. Ma sentiamo direttamente l'opinione di un esperto in materia. Diamo la linea al nostro inviato Matteo Ambrosini. Sì, buonasera! Sono qui nel laboratorio scientifico del dottor Giovanni Corsinovi, noto esperto di api ambiente. Dottor Corsinovi, lei da anni si occupa di studiare le problematiche legate all'ambiente. Cosa succederà adesso che le api sono scomparse del tutto? Purtroppo le prospettive future sono pessime. Aveva ragione Newton, senza più le api, anche l'uomo è destinato a scomparire velocemente dalla faccia della terra. Venendo a mancare l'impollinazione, sparirà la maggior parte delle piante perché non si possono più riprodurre e senza di esse non ci sarà più ossigeno. Dunque, una vera e propria catastrofe, siamo tutti spacciati? È proprio così, anche perché scompariranno le piante che danno prodotti agroalimentari, il che significa che resteremo tutti senza cibo. Scusi se non la ringrazio, dottore, ma corro subito a fare scorta di aria e viveri. Maestà, non può abbandonarci proprio ora che abbiamo più bisogno di lei. Su, si riprenda. Maestà, senta che buon odore dei fiori. Coraggio, siti, su. Oi, ha avuto un terribile incubo, ha sognato che noi api eravamo sparite da tutta la terra per via dei pesticidi che gli uomini mettono in quasi tutti i loro campi coltivati. Povere noi, che brutta fine. Questa è stato un incubo, anche se la situazione è molto grave. Si può fare ancora qualcosa per aiutare l'ambiente. Molta gente è già più attenta a questi problemi, fa la raccolta differenziata
e preferisce prodotti dell'agricoltura biologica. È vero, ne ho sentito parlare dal nostro apicoltore. Anche lui è preoccupato. Si è accorto che facciamo poco miele, che abbiamo spesso problemi di salute. Già dice tutti dovremmo stare più attenti se non vogliamo morire di inquinamento. Io sono Lilli. Anche io. Speriamo che ci sia ancora qualche possibilità di salvezza per noi. Su, cerchiamo di essere ottimisti e di fare qualcosa anche noi. Per piangere c'è sempre tempo. Io credo che ci sia una cosa molto importante da fare, parlare di questo problema con più persone possibili e dirle, ma con i bambini, per farli crescere con la responsabilità, sensibilità per l'ambiente e per noi animali. Già, ho sentito dire che dobbiamo piantare tutte più piante nei nostri giardini, soprattutto quelle che piacciono più a noi api, quella aromatica ad esempio. Che bontà, mi viene l'aqualina alla ligula, se solo penso alla lavanda e al timo. Non è male nemmeno la salvia, ma personalmente preferisco la violetta odorosa. Forza allora amici, andiamo al lavoro. Se tutti piantassero una pianta o due in più sarebbe già molto per noi. Sì, andiamo. E tu, chi sei? Cosa ci fai qua? Buongiorno, io mi chiamo Lucia, sono un'amica delle api. Sono qui perché mi sto un po' riposando, sono tanto stanca, faccio sempre molti viaggi, ora mi sto rilassando, prendo cura delle mie piantine aromatiche nel giardino, così faccio contente le mie amiche api. Voi? Perché viaggi così tanto? Che lavoro fai? Io mi occupo, è una cosa un po' difficile, di cooperazione internazionale e lo sviluppo. Allora, cooperare significa lavorare insieme, internazionale, quindi lavorare insieme con le persone che abitano in altri paesi, per occuparci delle questioni importanti che riguardano tutti noi, riguardano la nostra vita, il nostro mondo, per cercare di rendere questo mondo un po' migliore di come è e soprattutto di conservarlo, perché come sapete ci sono tanti pericoli. E lo sapete di che cosa parliamo con questi amici che abitano negli altri paesi? Su quali problemi ci confrontiamo? Stiamo lavorando con tutti gli apicoltori dei paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo, il Marocco, il Libano, la Palestina, la Tunisia. Io vado lì con i nostri apicoltori italiani e incontriamo tutti gli apicoltori arabi. Come si dice ape in arabo, lo sapete? No. Nahal. E noi allora insieme agli apicoltori di tutto il Mediterraneo cerchiamo di rafforzarli, di dirgli che tutti si devono impegnare, fare sentire la loro voce, perché l'apicoltura, voi lo sapete meglio di me, vero? È importante non solo per gli apicoltori, ma per tutti gli uomini e le donne del mondo, perché senza le api non c'è futuro. Allora dobbiamo creare un'alleanza forte tra tutti gli apicoltori del Mediterraneo che devono parlare con i loro governi, perché i governi possono fare delle leggi per proteggere le api. Ognuno di noi può fare qualcosa, vero? Anche voi fate qualcosa per aiutare le api, vero? Che cosa fate? Ma noi siamo delle api. Avete ragione, voi siete delle api e quindi siete molto contenti quando le persone vi proteggono e vi aiutano. E quindi è importante che creiamo un'alleanza forte di tutti gli apicoltori, in questo caso dei nostri paesi vicini all'Italia, quindi del Mediterraneo ma anche del mondo, perché l'apicoltura è un bene comune. E quindi dobbiamo chiedere alle Nazioni Unite, a tutti i governi, a tutti i bambini del mondo, a tutti i cittadini di impegnarsi per salvare le api e l'ambiente. Allora la prossima volta venite in viaggio con me, va bene? Sì! Alessandro, Dario, Giovanni, Matteo, Gabriel, Heidi, Gilda, Giulia, Gabriele, Emma, Caterina, Cesare, Allegra, Ginevra, Mohamed, Lucia, Agatha.